Ciao a tutti, benvenuti in questo mio video della video rubrica sulle erbe curative per capelli e viso. In precedenza vi ho parlato di altre erbette, cassia, meti, capor, amla, eccetera eccetera eccetera. Magari le potete visionare sul mio canale sfogliando i video. Questa volta invece vi parlerò del brami. Questa è forse l'unica etichetta praticamente tutta strappata, perché questa è stata la prima etichetta che io ho provato a mettere sulle bocce e si vede il risultato poco soddisfacente, però mi sono adattato, diciamo, e l'ho rattoppata in qualche maniera, magari dando possibilità di comprensione del test. Il brami. Allora, il termine, diciamo, originale del brami è Bacopa monnieri, ed è un'ottima erba che si utilizza per i capelli, per la perdita e la caduta, appunto, dei capelli, ed è veramente ottima, forse è una delle migliori, secondo me, per prevenire e per contrastare la caduta dei capelli. Vi faccio vedere l'erbetta che mi è arrivata tutta in faccia perché è molto volatile. Questa è l'erbetta. L'odore è di erba proprio, proprio di erba secca. Quindi vi dicevo, è ottimo per la perdita dei capelli, per i capelli radi, è ottimo per contrastare la forfora, è un ottimo rivitalizzante e stimola anche la crescita. La preparazione potete farla, sapete, che come volete, ma è sufficiente acqua calda o del rubinetto o come volete voi. È utile anche massaggiare questa pappa che si forma sulla testa e poi tenerla in posa per un'oretta o due orientativamente, poi dipende da quello che volete farne voi. Vi leggo proprio la descrizione e i consigli che ci dà Janas, perché sapete ormai che la mia marca preferita di erbette è proprio le erbe di Janas. Allora, ci dice: capelli contro la caduta eccessiva, incanutimento precoce, questo non ve l'avevo detto, capelli radi e forfora, stimola la crescita, fra i più potenti rivitalizzanti per capelli, quindi come vi dicevo è veramente ottimo. Modo d'uso: mescolare la polvere con acqua molto calda, aggiungere eventuali altre erbe, coprire, lasciar macerare per 20 minuti, applicare la pasta su capelli asciutti o bagnati, massaggiare la cute con movimenti circolari e lasciare in posa dai 20 ai 50 minuti. Un ultimo, lo sciacquo con acqua e aceto vi aiuta a mantenere la chioma lucida e morbida, e vi consiglio anch'io di fare l'ultimo risciacquo con acqua e aceto. Il brami è una delle migliori, diciamo, per rivitalizzare i capelli, e le potete mischiare, se volete un mio consiglio, con il meti, la cassia, il capor, il bringrace, tutte queste tutte queste erbette che donano forza ai capelli e, diciamo, che donano anche vigore. Quindi, se volete un mio consiglio, fate un bel mix, non usate solo un'erbetta, fate un bel mix, lo spiaccicate sui capelli e cominciate a massaggiare per 5-10 minuti e poi lo lasciate agire sulla cute e sui capelli. Ditemi voi come utilizzate, se lo conoscevate, se l'avete utilizzato, etichetta a parte, voglio dire. E se avete particolari curiosità, scrivetemi senza problemi. Io vi ringrazio per avermi seguito, ci rivedremo nei prossimi video. Ciao!